Smetti di elemosinare amore e fa questo per farlo impazzire per te. Uno dei problemi, per cui molte donne poi non sono soddisfatte in amore, non riescono a raggiungere i loro obiettivi sentimentali affettivi, è perché elemosinano amore e non si rendono conto che chi chiede è perdente. Sempre nella vita chi chiede è perdente, perché se io chiedo qualunque cosa essa sia, delego all'altra persona la mia felicità o la mia infelicità, perché se questa persona mi concederà, tra virgolette, quello che gli ho chiesto, sarò felice, se non me lo concederà, sarò infelice. Allora è molto importante imparare a evitare di chiedere. Chi è da chiedere è da perdenti, chiedere è da falliti. Devi assolutamente evitare di farlo. Se vuoi fare innamorare un uomo di te, se vuoi farlo innamorare profondamente di te, devi fare dell'altro. Devi creare una sorta di ragnatela che lo colpisce da tante parti, una sorta di ragnatela che piano piano lo ingabbia emotivamente, piano piano lo ingabbia sotto tutti i punti di vista, perché lo fai innamorare. Questa tela del ragno che devi creare è una tela del ragno che si basa sulle emozioni. Soltanto se tu diventerai padrona delle tue emozioni in primis, perché diventare padrona delle proprie emozioni significa non essere succubi dell'altra persona, ma anche padrona delle emozioni dell'altra persona. E cioè diventare padrone delle emozioni dell'altra persona, devi diventare tu un'erogatrice di tensioni emozionali. E quindi non devi assolutamente chiedere, ma devi assolutamente fare il contrario. Devi capire qual è il punto debole di questa persona, cioè qual è il suo imprinting, quali sono i suoi turbamenti, quali sono le sofferenze che ha vissuto nell'infanzia. Perché se tu riuscirai a rigenerarli, non ad appagarli queste sofferenze, quindi a fargliele aumentare, bene, automaticamente diventerai molto più seducente, automaticamente diventerai molto più seduttiva, proprio per il fatto che queste emozioni che tu gli andrai a dare diventeranno una sorta di alimentazione per la sua parte emotiva, la quale, come abbiamo già detto diverse volte, non riconosce il bene dal male, non riconosce il piacere della sofferenza. Quindi tutte queste emozioni devi imparare a erogarle, devi imparare a, diciamo, a darle in tutti i modi possibili. Questo è il primo punto fondamentale di cui devi renderti conto. Se tu non sei in grado di somministrare emozioni, se tu non sei in grado di dare emozioni, non raggiungerai nessun successo nella tua vita. Ora, come fare a dare emozioni? Beh, intanto devi sfruttare la conoscenza del linguaggio non verbale, perché la sua parte emotiva comunica attraverso il linguaggio non verbale. Quindi, quando ci sono dei gesti non verbali, dei micro segnali non verbali che sottendono al gradimento emozionale, significa che la parte emotiva su quel tipo di nutrimento si aggancia. Allora tu devi scoprirlo indirettamente, andando indirettamente a testare, diciamo, sia le varie aree distoniche, diciamo, dove potenzialmente si annida uno dei turbamenti, perché noi non è che abbiamo turbamenti dappertutto, le aree potenzialmente distoniche, diciamo, nelle quali puoi trovare dei turbamenti, quindi sono i rapporti che questa persona ha con la famiglia d'origine, quindi con papà e mamma, ma anche con la famiglia acquisita, quindi con le eventuali mogli, figli, zii, parenti, fratelli. Amanti, insomma, tutta quella plettora di persone. Come vive i suoi rapporti sentimentali affettivi, magari con te o magari con altre persone, se fosse trattasi di persona sposata, come vive la sua sessualità, come si sente realizzato nella vita, nel lavoro, nel denaro, come si sente realizzato verso se stesso, quindi a livello di autostima, a livello di fiducia in se stesso, a livello di eventuali disturbi che può avere. Ecco, tutte queste aree, diciamo, in ognuna di queste aree ci possono essere dei turbamenti che sono classificati, quindi questi sono il menu, tra
principali, diciamo. Sotto ognuna di queste aree ci sono sette menu secondari, che sono la paura dell'abbandono, la paura della disistima, la paura del timore del giudizio negativo degli altri, la paura dei sensi di colpa, la paura di essere rifiutati, la paura di essere condizionati da qualcuno, e la paura di essere svergognati, la paura di essere inadeguati, insomma. Quindi, prima devi partire dal menu principale, capire quale tra queste aree è quella dove lui ti dà dei segnali di gradimento, per quella è l'area buona. E poi andare a vedere, sempre parlando, discutendo e osservando i segnali non verbali di risposta che ti dà questa persona, quali sono a livello di sottomenu i turbamenti che questa persona vive. Ecco, una volta che l'hai capito perché ti darà segnali di gradimento, ricordo che i segnali di gradimento sono toccamento delle labbra, carezzarsi i capelli, mordicchiarsi le labbra, umettarsi le labbra, tendere ad andare avanti, la carezza, toccare te ad esempio. Ecco, tutti questi segnali, se tu ne noti anche solo uno, vuol dire che quella è l'area giusta. E una volta che hai capito esattamente, diciamo, qual è l'area, dovrai andare a stimolargliela. Ad esempio, se ha un cattivo rapporto con la madre, ma quel rapporto lì si alimenta di quel rapporto, perché parlando della madre ti dà un segnale di gradimento, tu dovrai comportarti nei suoi confronti in modo materno. Ma perché gradiva la madre? Perché magari la madre lo abbandonava, per dire, no? Lì devi andare a verificarlo. E quindi dovrai comportarti in modo materno, ma abbandonico nei suoi confronti. Ecco che allora, le cose cambieranno totalmente. Se tu riuscirai a mettere in atto questa strategia, riuscirai veramente a ribaltare la frittata, riuscirai veramente a diventare un punto di riferimento per questa persona, un punto di riferimento emotivo, non un punto di riferimento logico ovviamente, ma riuscirai in questo modo a coinvolgerlo, a farlo innamorare, a sedurlo, tra virgolette. E questo è molto importante perché ti consentirà di appunto diventare un'erogatrice di tensione. Per fare tutto questo serve un po' di sangue freddo, devi capire esattamente, diciamo, la persona con la quale hai a che fare, e soprattutto tu non devi essere troppo coinvolto, perché quando siamo troppo coinvolti, ovviamente abbiamo le fettine di prosciutto sugli occhi e non capiamo più niente. Quindi segui questa istruzione e vedrai che le cose cambieranno radicalmente, positivamente nei tuoi confronti. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram e su TikTok, Instagram Massimo Tramansco Ufficiale. E inoltre ti ricordo di iscriverti al canale. Iscrivendoti attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.